ottime performance di Radici Group nel 2017 sono legate anche alle performance della sostenibilità. Si vede chiaramente anche dai parametri che a fronte di un aumento di valore aggiunto nel nostro business corrisponde sempre più una diminuzione dei parametri di consumi di energia elettrica, di acqua, di emissioni, eccetera, e questo significa che siamo sulla strada buona. Ad esempio sull'energia elettrica nel 2017 abbiamo prodotto il 40% da energia completamente sostenibile e 6 siti nel nostro gruppo sono interamente gestiti da energia sostenibile. Questo nonostante ci sia stato un anno di siccità e quindi anche le centrali idroelettriche hanno prodotto meno dell'anno precedente. Anche per quanto riguarda le emissioni, nel 2017 ci sono stati dei miglioramenti, questo grazie proprio anche sempre più ad un consumo di energia da fonte rinnovabile. Diminuiamo anche le emissioni, ma non solo per questo, anche grazie ai grandi investimenti che stiamo facendo negli ultimi anni per abbattere il più possibile, compatibilmente con la migliore tecnologia, le emissioni. In generale abbiamo fatto dei grossi investimenti su tutte le aree, ma l'area dove abbiamo concentrato di più i nostri sforzi è l'area chimica. Ora, sul tema delle persone, dove sono particolarmente sensibili, negli ultimi anni il gruppo ha aumentato leggermente sempre, diciamo così, il numero delle persone che lavorano all'interno. Un'attenzione particolare per quanto riguarda la formazione l'abbiamo fatta con Radici Group for Safety per migliorare la conoscenza di tutti i nostri dipendenti sul tema della sicurezza. Sono stati fatti grossi investimenti, grosse formazioni di lavoro con il coinvolgimento di diverse persone anche per i prossimi anni, e dobbiamo assolutamente, deve essere il nostro obiettivo, migliorare sempre di più la sicurezza dei nostri dipendenti. I sistemi integrati, qualità, ambiente e sicurezza sono importanti perché sono la base sulla quale costruire il progetto sostenibilità che stiamo perseguendo oramai da diversi anni. Non è una cosa facile, perché migliorare questi parametri, questi sistemi, non è sempre una cosa così assicurata, però certamente il gruppo continuerà a fare investimenti su questo tema perché lo ritiene un passo importante per illustrare, diciamo così, il comportamento del gruppo anche con i vari stakeholder, sia interni che esterni al gruppo.